Assessore, tra gli emendamenti anche uno che stanzia 250.000 euro per la cultura. Sì, un emendamento importante perché, come dicevo poco fa, è stato frutto di una collaborazione molto proficua tra maggioranza e opposizione. Quindi, quando si uniscono le forze per contribuire, diciamo, bipartisan, è positivo perché comunque sono 250.000 euro importanti che andranno per la promozione culturale sul territorio per progetti di respiro europeo. Quindi una bella vittoria per la cultura lombarda e dimostra ancora una volta l'interesse e la forte sensibilità di Regione Lombardia per la cultura. Consigliere Colla, il bilancio è stato approvato e tra gli emendamenti anche quello presentato da lei, dalla Lega Nord, sulle certificazioni energetiche. In breve, di che cosa si tratta? Sì, siamo andati a risolvere un problema che riguardava circa 10.000 certificatori energetici in Regione Lombardia. Abbiamo semplificato la vita a queste figure professionali, eliminando di fatto l'obbligo di aggiornamento ogni 5 anni di dover risostenere l'esame di abilitazione. Era un controsenso anche perché i professionisti già iscritti agli ordini professionali devono già sostenere dei corsi di aggiornamento organizzati dai loro ordini professionali. Quindi con questo provvedimento abbiamo facilitato, ecco, appunto la vita, tra virgolette, di 10.000 liberi professionisti in Regione Lombardia.